Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Pane e Rosmarino, rubrica di approfondimento di Rosmarino News dedicata all'alimentazione, al benessere e al territorio. Siamo in pieno periodo carnascialesco, dunque non potevamo non occuparci della cucina festosa di questi giorni. Pensando ai simboli più forti della tavola, mi sono venute in mente le polpette, di cui ne esistono centinaia e centinaia tra versioni locali e varianti. In fondo si tratta del piatto non piatto per eccellenza, nel senso che al di là della versione più classica di carne, spesso rappresenta il piatto di recupero per eccellenza. Quello che ci metti ci trovi in soldoni, e le versioni territoriali nascono sempre partendo dagli ingredienti a disposizione. Ma dove nascono le polpette? Tra le teorie più accreditate pare siano nate in Persia, dove il loro nome significa carne pestata. Da lì agli arabi il merito di averle diffuse anche in Europa. Ma le testimonianze si rincorrono, pare le preparasse anche Apicio, gastronomo dell'antica Roma. Ve n'è testimonianza in uno scritto anche del noto chef maestro Martino intorno al 1450. Il più contemporaneo Pellegrino Artusi specificò che si tratta di un piatto che sanno far tutti. Io non so se è proprio vero, credo siano meno banali di quanto sembri, ma di certo le polpette rappresentano un piatto di tutti e per tutti. Questa breve ode alla democratica polpetta non può che portarci ovviamente in cucina. Meritano una citazione le tradizionali polpette di pastenache, carote tipiche dell'agro-nocerino sarnese, un po' più primitive rispetto a quelle che conosciamo noi, che vengono preparate in onore di San Valentino proprio a San Valentino Torio, nel Salernitano. Mentre un classico interessante è la versione cilentana, che ci ricorda l'animo rurale di questa zona, patria della dieta mediterranea. Vengono realizzate con le patate, il formaggio di capra grattugiato, le uova e la mollica di pane casereccio. Anche in Puglia le polpette sono di pane, uova e formaggio. In fondo, la carne, che simboleggia l'abbondanza e gli eccessi del carnevale, non è cosa da tutti, o soprattutto non lo era. La domanda fritte o al forno? Beh, non sta in piedi in questa occasione, seppure io vi consiglierei sempre al forno. Stavolta vanno rigorosamente fritte, anche il fritto è simbolo del carnevale. Vi aspetto la prossima settimana, sempre qui su Radio MPA, per un nuovo appuntamento. Nel frattempo seguitemi sui social di rosmarinonews.it ed anche sui miei. Mi trovate cercando Antonella Petitti Food Trotter. Segnalatemi temi che vi interessano o ricette che volete condividere. Buon carnevale!